Tè? Sì, era la cosa più alcolica che avevano. La Russia ha rinnegato Barkov. Non avevano molta scelta. È morto. Hai risolto buona parte di quel problema. Per ora. Ma se rinunciamo... Non succederà. Il generale Shepard ha procurato i file che volevi. Di che si tratta esattamente? Una task force. Mm-mm. Troppe questioni in sospeso. E io le risolverò. Finanzio delle risorse, non dei fuorilegge. Buon tè, allora. Zakhaev vuole il trono di Barkov. L'ho quasi sotterrato a Pripyat, con Macmillan. Parli del padre. Questo è il figlio, Viktor. Famiglia adorabile. Sono sostenitori di Adir. Questo spiega perché è ancora vivo. Lo faranno uscire. Allora dammi quello che mi serve. Chi hai con te? Il sergente Garrick. Kyle? Lo chiamano Gaz. Non l'ha mai detto. John McTavish, SS, cecchino, demolizioni, è chiamato SOAP. Perché? È un segreto. Poi c'è... Simon Riley. Non c'è la foto? No, mai. Quanto agli altri... Non te lo posso dire. A meno che non ci accordiamo. Come chiamerai la task force? 141. In evacuazione. Al-Qatala ha il controllo totale. Questo era proprio un bel posto. Ora non lo è più. Est e Ovest ricostruirono Verdansk dopo la guerra fredda. Ad Al-Qatala non andava giù. Ora hanno armi pesanti e blindati. Terroristi con carri armati. Chi è al comando? Un volto nuovo. Ah, bene. Il suo nome? Non lo sappiamo, ma ha amici importanti. Sono informazioni russe. Da dove vengono? La mia controparte a Mosca. La CIA collabora con l'FSB. È già successo. Kamarov. Capitano Price, Nikolai, non ti sei comportato bene. Detto da te è un complimento. Dai, siamo amici qui. Te lo devo, per Beirut. Kamarov ci assisterà in questa operazione. Con queste armi, Al-Qatala è in grado di passare da atti di terrorismo ad azioni di guerra. È un problema per tutti. Daremo la caccia al nuovo leader di Al-Qatala. In questo modo conterremo la minaccia. D'accordo. Diteci cosa fare e lo faremo.